Bene, bentrovati. Stasera il saluto arriva dal Fogliani che si ritrova al posto di comando della puntata numero 27 di Dammi Notizie sul Salvamento, visto che sostituisco Matteo, impegnato con Jamiroquai e i Kingston Lion in sfide automobilistiche nel Regno Unito. Quindi non possiamo dire neanche questa volta che siamo i quattro moschettieri. Allora, come sempre, al mio fianco troviamo il magico BR direttamente dagli studi Rai sceso dalla Superluna, Andrea Longobardo. Ciao, ciao a tutti, felice di ritornare. Non ho trovato Jamiroquai, però ieri ho incontrato Pippo Franco, quindi. Beh, personaggino ce l'abbiamo. Io ci sono, Mauro l'abbiamo. sì, Ah, ecco. no, io ci sono, solo che stavo zitto perché ogni volta che scrivo che ci siamo tutti e quattro sulla scaletta, poi per vari motivi qualcuno manca, quindi non dico più nulla. Va bene, comunque in ogni caso procediamo con le mani in tasca e ospiti della puntata abbiamo il ritorno, sempre se si può dire, della magica Giorgiana Nemili, tecnico federale del Domar. Grazie, tecnico federale della nazionale e allenatrice del Domar. Va Ciao a bene, tutti. mi piace mettere tutti, che ognuno si mette i suoi puntini. E come sorpresa abbiamo invece con noi Andrea Minervino della Sport Rane Rosse. Hai da Ciao a aggiungere tutti. qualcos'altro? Un po' meno magico di Giorgiana, forse, però ci siamo. Ok, va bene, ci siamo. Allora, procediamo e andiamo ad aprire, direi, l'appuntamento parlando del calendario 2016-2017. A questo punto lancerei l'Egregio BR e del Trofeo Rosa Camuna. Sì, ma invece di parlarne io, faccio parlare Andrea Minervino, così ci dice com'è andata, visto che c'era anche lui. Eccomi, colgo la palla al balzo, effettivamente ero presente anch'io, quindi posso raccontare un po' il mio punto di vista. Diciamo che essendo un trofeo comunque all'inizio, agli esordi, è comunque stato di un notevole livello, parlando di prestazioni. Ha colto grandi presenze dalle regioni vicine, c'erano infatti società appartenenti al Piemonte, società della Liguria, società dell'Emilia-Romagna, quindi comunque inizia a raccogliere un numero rilevante di partecipanti. Ci sono state alcune pecche a livello organizzativo che comunque penso siano tipiche e normali, soprattutto dei trofei organizzati per i primi anni Quelli e giovani. comunque possono essere tranquillamente risolte parlandone nei vari consigli. Mauro, che dici? Hai altro da aggiungere? No, sono perfettamente d'accordo con te e spero che questo trofeo continui negli anni a essere il primo appuntamento della stagione, perché è una data, diciamo, morta per quanto riguarda il periodo agonistico. Comunque diciamo che il Nord Italia è ben rappresentato, come a livello nazionale nel calendario c'è, chiaramente il trofeo è giovane quindi può solo migliorare, aggiustate le pecche e aumentata la partecipazione sicuramente la cosa può funzionare decisamente meglio. Passando oltre e diciamo superato il trofeo Lombardo, che cosa proponi? Beh, Fabrizio, io parlerei un po' del calendario nazionale che è appena uscito ai primi di novembre. A questo punto io parlerei con Giorgiana, visto che sicuramente ha collaborato a stilare il nuovo calendario e vediamo un po' quali sono le novità. Intanto una domanda, Giorgiana, ma perché non riusciamo ad averlo prima, questo calendario? Perché non dipende da noi, nel senso che il calendario ovviamente viene sì elaborato dal settore, però poi bisogna attendere il Consiglio federale per essere permetterlo comunque sia nel regolamento. Ho capito. Sì, deve essere ratificato dopo una Eh serie di passaggi. sì, esatto. È una condizione comunque burocratica, non dipende tanto da noi. Il calendario è pronto già da un po', ma non possiamo metterlo in via ufficiosa sul sito. Dobbiamo comunque attendere il primo Consiglio federale utile e aspettare ovviamente la firma del Consiglio. Va bene, comunque questo calendario adesso ce l'abbiamo e parliamone un attimino. Sì. La novità più grossa è questo campionato assoluto estivo che ritorna in una formula un po' allargata e accorpata con le gare oceaniche, giusto? Oceaniche, sì. Mi piace. Non so, mi sembra che la formula poi allunghi moltissimo la competizione, però perché è stato scelto, diciamo, questa formula in generale? Ma sempre per un discorso, a parte che è suddiviso sempre categoria assoluto, oceanico e assoluto in piscina. In questo modo diamo la possibilità a tutte le società, come nel categoria invernale, e anche quest'anno lo faremo, Riccione faremo con lo stesso sistema anche Roma, di
in modo che i piccoli, coloro che comunque sia non partecipano agli assoluti, sia in piscina che in mare, possono comunque sia tornare a casa. E quindi non mantenere per una società, o comunque sia per un atleta, per le famiglie, un atleta dal primo all'ultimo giorno. E questa è stata un po' la suddivisione comunque sia dei tre campionati, diciamo. Accorparli insieme di modo che non aggraviamo anche su quello che è il budget federale, cioè lì comunque noi ci troviamo già in quella situazione, in quella location, Riccione è sempre molto disponibile nei nostri confronti e approfittiamo di questa cosa, evitando così un'ulteriore manifestazione in un altro periodo dell'anno, insomma. Senti Giordano, ovviamente non ti chiedo come mai sono state poste in questo periodo della stagione, perché chi ci segue su Dammi e sugli articoli del salvamento avrà letto quali sono gli altri appuntamenti importanti. Quindi esatto. A luglio, a fine luglio abbiamo i War Games e quindi è impossibile portare le oceaniche in quel periodo. Sappiamo già esatto. Sappiamo che a settembre non è stato un periodo gradito. Guarda Mauro, in realtà ne abbiamo discusso molto, cioè noi abbiamo tentato varie situazioni. Abbiamo provato un po' tutti al riguardo, abbiamo iniziato a fare le gare oceaniche nel periodo di maggio, se vi ricordavate. Poi c'è stato un periodo in cui a Viareggio non siamo più riusciti a finirle. E abbiamo proposto poi la sede di Riccione più avanti, che poi c'è stato a mezzo pure Pescara, insomma, varie alternative. Ma tra luglio e settembre poi abbiamo pensato di farla a settembre, perché comunque si dava più possibilità all'atleta di poter preparare queste gare. Ora a settembre c'è il problema degli atleti che hanno comunque sia in realtà finito la loro stagione, cioè ci sono di mezzo le vacanze, molte piscine, alcune società comunque sia chiudono, problematiche di ogni tipo, tra cui pure l'inizio della scuola, non ti nego i genitori che comunque sia sono in preda al panico tra comprare libri e tutta l'attrezzatura per andare a scuola, cioè alla fine è un po' problematica come periodo. E non nego neanche il fatto che essendo fine stagione c'è già chissà che andranno in qualche altra società e c'è il cambio e quindi magari se ne frega pure un pochino. Non è, diciamo, stata l'ideale. Ci sono poi, però i contro, però i contro in questo caso sono abbastanza significativi. Purtroppo l'ideale in realtà sarebbe luglio, un po' per l'affluenza che c'è di spettacolo, cioè nella location, visto bene quanta gente si ferma a vedere in quel periodo le gare al mare. Però per quanto riguarda alberghi, cioè tutto quello che è la recettività della location, abbiamo visto bene che Riccione, nonostante le tante fatiche, ma alla fine si spende tantissimo. Il doppio di quanto si spende ovviamente d'inverno. È molto dispendioso, non è facile, alla fine abbiamo avuto grossi problemi fino alla fine nell'ottenere quel pezzo di spiaggia. Le problematiche sono tante. È ovvio che a inizio giugno tutto è più semplice. Ci sei un attimino fuori dal boom stagionale. Con la speranza che il tempo sia dalla parte nostra. Cioè, però quello lì lo scopri sempre solo al momento. Esatto, non si può fare nient'altro. Ce le abbiamo tentate veramente tutte. Senti una cosa, a proposito di calendari e tutto quanto, c'è Andrea che invece è curioso. Sì, vabbè, diciamo che quest'anno settembre sarebbe stato improponibile anche perché ci stanno gli europei, ma che sta succedendo a questi europei? Cambia la sede, cambiano le date? No, è confermata a Belgio dal 3 al 10. Quindi alla fine si faranno in Belgio dal 3 al 10? Sì, okay. Sì, però credo che si faranno semplicemente gli Open, quindi gli assoluti, e la nazionale youth, basta, niente interclub, niente master, niente RB. Sì, questo poi ne parliamo dopo quando parleremo dei master. Ok. Va bene, calendario allora ha superato il discorso dell'accorpamento, no, non dell'accorpamento, del radunare tutti assieme, vicini e ben organizzati nei ranghi gli estivi. Che cosa abbiamo da dire, Mauro? Un'altra domanda che diciamo mi è sorta è come mai andiamo a fare in categoria a metà luglio? Io un'idea ce l'ho, però sentiamo la conferma di Giorgiana e soprattutto si ritorna alla formula due giorni, non è stata gradita quindi la formula come l'ho chiamato io, all inclusive su quattro giornate. No, la forma praticamente è quella di Riccione. Se ricordate, comunque sia a luglio dell'anno scorso abbiamo chiesto a più società quali preferivano tra le due soluzioni e molte società comunque si sono espresse con Riccione favorevole, col sistema di Riccione favorevole. E quindi siamo tornati a quello, di modo che i piccoli, se vogliono, vanno via e si organizzano in modo e maniera di non lasciarli lì tutti e quattro i giorni. Anche perché, anche qui, in Roma a luglio non è che sia proprio economica al massimo. Però poi sappiamo tutti, comunque sia, lo stadio del nuoto
è un punto notevole per il nuotatore, nel senso che poi alla fine tutti vogliono nuotare lo stato del nuoto. E per quanto riguarda la data, in realtà è che facendoli prima c'era il rischio, comunque sia, cioè la stagione finiva un po' troppo prima, questo è un po' il concetto. E poi c'è l'opportunità, vedremo più avanti perché ancora di questa cosa non ne abbiamo parlato, magari di legarci qualche giorno per coloro che andranno ai War Games. Vedremo insomma col tempo quello, come organizzeremo questo periodo tra la fine dei categoria e l'inizio dei War Games. Però più che altro perché era finire i primi di luglio era finire troppo presto l'attività dei ragazzi, insomma. Senti Giorgiana, tu hai parlato di Roma e dello spazio che c'è a Roma, che sicuramente è notevole e chiaramente è una location buona per i categorie estivi. In categorie invernali sappiamo tutti che il problema sta diventando lo spazio. Avremo lo spazio che avevamo richiesto anche qui in trasmissione come una tribuna supplementare? Sarà possibile? Che cosa ho di sottofondo? Certo, ci sarà la tribuna. Quindi ci sarà la tribuna dietro i blocchi di partenza? Esatto. Ecco, quindi ce l'hanno promesso, quindi vedremo se questo riuscirà a spalmare un po' di più, diciamo, le persone. Altro non si può. No. Comunque ci sarà, l'impianto sarà allestito come riccione di per nuoto. Senti Giorgiana, un'altra cosa, uno delle grossi non problemi, però delle questioni che noi qua diciamo è che l'aumento dei numeri è dovuto anche alla presenza degli esordienti. Sì. Secondo te è ora di avere una manifestazione loro o è ancora in programma per il momento delle prossime stagioni che faranno i campionati italiani? È ancora in programma come adesso. Perché? Ricordatevi sempre che i numeri per noi sono molto molto importanti. Questo lo so, perché il problema è che come tu ben sai e noi tutti sappiamo, la presenza degli esordienti, che è stata auspicata da moltissime società, me compreso, siamo un po' sfuggita di mano e la loro presenza è veramente grossa. Beh ragazzi, io dico sempre, ve lo ripeto, forse l'ho ripetuto anche l'anno scorso riguardo a questa cosa, in realtà Riccione l'anno scorso è andata direi benissimo, si è intoppata un pochino il sabato sera, ma che poi alla fine l'abbiamo finita abbastanza decentemente, quindi proprio contenere in quei giorni, a parte che credo quest'anno inizieremo il giovedì pomeriggio. Sì, come cioè mezza giornata in più. Come l'anno scorso, anche l'anno scorso abbiamo iniziato giovedì pomeriggio. Però poi non ricordo, insomma, grossi disastri da questo punto di vista. Sono sempre 1200 atleti, sono pochi, insomma, in quei pochi giorni a disposizione. Secondo me è quasi miracolo che è uscito quello che è uscito. Diciamo che alla fine abbiamo pranzato e cenato tutti, credo, se non ricordo male. Diciamo che la durata noi la sappiamo, forse lo spazio se aumenterà riuscirà a far gestire un po' meglio gli atleti. Mi dirai che ovviamente la presenza non è tanto l'elevato numero degli esordienti in gara, quanto un esordiente con sé può portare al seguito genitori e nonni, zii, cugini e quant'altro. Sì. E quindi non essendo a cielo aperto non puoi andare a soppalcare altri 4 giri di tribuna per farli stare tutti. No, esatto. Beh, d'altronde sappiamo tutti perfettamente che un assoluto si muove da solo, un pullman di assoluti sono 50 atleti, un pullman di esordienti sono 10 atleti. Sì. La differenza fondamentalmente in quello che muove è quello che chiaramente è importante per il movimento, che ci siano gli atleti di spessore vicino ai piccoli perché hanno un riferimento e che i piccoli si trascinano dietro tutto una corte che è inevitabile, perché così lo sappiamo. Ma guarda Fabri, hai fatto un'osservazione che a me piace tantissimo, nel senso che io spesso e volentieri mi ritrovo anche in società, soprattutto quando sono più piccoli, e a chiedere a loro chi era, non so, magari il loro leader, il loro atleta di punta, quello che, cioè alcuni piccoli non li conoscono neanche i grandi. È un po'. Invece sì, questa diciamo situazione li porta a stare li più vedi. Vicini. Li vedi, capito? Secondo me non è invece una cosa buona. No, avere davanti chi, come dire, non ti dico chi ammiri, ma perlomeno chi è il riferimento della nazionale è già diverso che non andare lì tra parietà e basta, ecco, tutto sommato. È una cosa che non puoi vederli, non puoi neanche dire li ho visti in televisione. Sì, ma no, vabbè, ok, li vediamo in televisione, ma non nel modo in cui ti aspetteresti. Il fatto di averli lì, almeno vedi intanto come si fa
l'esercizio in un determinato modo e non come te l'hanno raccontato o come lo stai facendo, e quindi la cosa, cioè, per incrementare il qualitativamente e anche aumentare gli stimoli, tutto sommato, il fatto di avere davanti l'esempio vivente è sicuramente meglio. Certo. Va bene, Mauro, senti una cosa, è il momento della pausa? Ebbene sì, Fabrizio, dalla regia me lo dicono. Grande finale di Federica Pellegrini, arriva a velocità doppia, medaglia d'oro Italia, una grande frazione di Federica, il record dei campionati, una cosa mostruosa negli ultimi 10 metri. Ultima bracciata, il tuo approfondimento preferito sul mondo del nuoto, ogni terzo martedì del mese su Corsia 4. Ecco qui che rientriamo dalla nostra breve pausa e quindi riagganciamo, anzi stravolgiamo quello che è il discorso che abbiamo concluso, riaprendo sugli appuntamenti principali del mese di novembre, ovvero la Orange e la German Cups, perché sono plurali. E partiamo, da chi partiamo, Mauro? Sentiamo cosa ha raccolto Giorgiana come impressioni dalle formazioni. Sì, direi che partiamo con Giorgiana. Intanto gli chiediamo un po' quello che immaginiamo, e cioè il metro di convocazioni per queste per prime gare di stagione, per assaggiare un po' i vecchi elementi della nazionale e un po' i nuovi elementi, sia che in nazionale magari non hanno ancora fatto i primi passi, sia le giovani leve che quest'anno magari entreranno a far parte del giro della nazionale assoluta. Beh, BR, fai le domande e ti rispondi, quindi hai già risposto. Questa è un po' la tipologia delle convocazioni in questo periodo, cercare di vedere lo stato di forma di alcuni già confermati e altri nuovi papabili, insomma, per allargare un pochino la rosa, soprattutto giovani in alcune circostanze. Devo dire che ho trovato in gran forma la giovanissima Fabretti, anche se un pochino nervosa, ma insomma al suo primo appuntamento con la nazionale abbiamo trovata molto preparata, molto pronta. Ecco, scusa Giorgiana. Abbiamo 4 medaglie per la Fabretti individuali, quindi. Sì, sì. E devo dire che lo stato di forma mi ha un po' meravigliato per essere, insomma, il periodo di novembre, che solitamente, insomma, è un periodo un po' generale per quanto riguarda la preparazione. Però li ho trovati tutti abbastanza motivati e in buone condizioni, quindi questo è un buon punto di partenza. Senti, perché ricordo sempre, Giorgiana, che per noi è l'inizio della stagione, per gli altri esatto, la fine, vero? È la fine, esatto, esatto. E questo si è visto anche soprattutto con i tedeschi che hanno portato in casa delle ottime prestazioni, sia a Eindhoven, sia dopo, ne parliamo magari dopo, esatto, con Andrea alla German Cup in casa. Ma, esatto. Quindi è confermata la linea, diciamo, che vede all'Orange Cup molti più giovani o comunque atleti, diciamo, che la nazionale non l'hanno ancora magari affrontata, e invece magari alla German Cup atleti, diciamo, di caratura un po' superiore. Sì. Mauro, ogni tanto ti perdiamo, ma abbiamo immaginato quello dove volevi andare a parare. Sì, comunque con Giorgiana. Quindi sì, sì, resta il fatto dell'idea chiamiamola sperimentale. Esatto, esatto. Tra quelli che sono i più giovani e quelli comunque sia sono giovani da nazionale, in questo senso, sia giovani di età che giovani alle prime esperienze, insomma. E cerchiamo di allargare la rosa semplicemente perché non ci sono troppe opportunità durante l'anno di verificare determinate cose e soprattutto di confrontarli con atleti di alto spessore e di altre nazioni. Quindi approfittiamo di questi due appuntamenti e cerchiamo di ampliare un pochino la nostra veduta. Ah, scusa che mi intrometto così, non ci sono tante occasioni, proprio per il discorso che c'è il discorso della chiusura della stagione, tra virgolette, quindi loro la loro pausa se la stanno prendendo in questo momento ma fondamentalmente, certo, perché poi da quando si riparte il primo appuntamento internazionale di un certo peso sono comunque i campionati. Cioè non c'è un qualche cosa di livello della Germano, della Orange? Guarda, a livello, cioè, come è programmata praticamente la stagione internazionale? No, stagione nostra. Okay. Poche altre in realtà, cioè non tutte le nazioni fanno i campionati che facciamo noi. Quindi c'è però poi diciamo che quelli che sono i due trofei che abbiamo considerato sono internazionali, quindi per nazionali. Esatto, però non ce ne sono altri, però. Dopo ti ritrovi l'Arena Rescue che è già a maggio, se okay, non ricordo male.
hai l'Open di Spagna, ma è sempre maggio, anche quello di solito viene organizzato. Poi c'è la vecchia Nivea Cup, che è la Deer Cup che fanno al mare a luglio, di solito fanno, lo fanno anche adesso, l'hanno organizzato anche gli olandesi. Però poi fondamentalmente a livello internazionale quelle sono le attività, cioè i primi appuntamenti nostri invernali sono i nostri campionati. Beh, quindi in ogni caso sì, a un certo punto ci complichiamo la vita noi o si complicano la vita gli altri. Di norma poi purtroppo c'è anche la coincidenza, la concomitanza di queste manifestazioni con la nostra attività nazionale. Esatto. Quindi non è così semplice, insomma. Sì, la gara francese ad esempio coincide sempre con i nostri categorie. Sempre, sempre, esatto. Si era anche supposto di portare qui in Lombardia una piccola selezione, ma non riusciamo mai a farlo. Perché non è facile. Vediamo, dai, vediamo durante l'anno cosa sarà possibile fare, come riusciamo a organizzarci diversamente, insomma. Comunque non ci hai ancora detto l'impressione sull'Orange. Ma l'Orange quest'anno, come tutte le gare che cadono dopo il Mondiale, ovviamente non era ricco di nazioni come è stato l'anno scorso, ovviamente. Però a differenza delle nostre organizzazioni, cioè lì si inizia la mattina e si finisce la sera, insomma, diciamo intorno alle 5:30, così massimo le 6, ma tutto insieme, tutto diritto così. Pausa pranzo sul piano vasca, insomma. Però diciamo pure che iniziano le gare, iniziano alle 11, quindi voglio dire. Ma sì, sostanzialmente beh, ma... poi per quanto riguarda la nostra nazionale, ripeto, sono molto soddisfatta, veramente ho trovato degli atleti in forma. Hai trovato le risposte che cercavi? Beh sì, sì, sicuramente, sicuramente. Certo, ripeto, il test quest'anno era un po', mi viene a dire un po' meno rilevante riguardo al fatto che non c'erano le nazioni che c'erano l'anno scorso, insomma c'era il Canada, il Sudafrica, parte della Germania, parte dell'Olanda, che credo abbiano gareggiato con le loro società, però c'erano tutti gli atleti, e c'era l'Inghilterra, ma non tutta, e poi c'eravamo noi, e il Canada, se già non l'ho detto. E... c'erano i sudafricani, ma i sudafricani mancavano Nuova Zelanda e Australia, vero? Sì, in tutte sì. E due le manifestazioni. Ma i francesi non c'erano gli spagnoli, insomma, mancavano un po' di nazioni. Comunque l'importante era, diciamo, più che altro testare i nostri che non stare a vedere, sai, cosa facevano loro, gli altri. Ma sì, quello, ma poi fondamentalmente anche testare comunque sia una vasca che ormai sembra essere sempre predominante da questo punto, cioè una vasca alta 3 metri, che in Italia è sempre più difficile trovarla, e all'estero iniziano a essere parecchie, insomma. Sì, anche perché cambia pure quella, nel senso che sai, tutte le nostre immersioni sì, di quattro la presa, cioè, esatto, cambia un po' di cose. Ok, e la stessa cosa oltre a quella di Eindhoven, anche a Warendorf c'è stato lo stesso tipo di vasca, sì. Sì, direi che in generale su Warendorf potrei riconfermare un po' le impressioni e ciò che ha raccontato Giorgiana. In particolare direi che comunque la manifestazione era di carattere anche rilevante, in quanto, se non erro, comunque la manifestazione di Warendorf rappresenterebbe un po' l'assoluto italiano, è la manifestazione di chiusura del campionato tedesco. Ciò che sorprende, mi ha sorpreso, mi ha colpito e ha colpito anche i nostri atleti, è appunto quello di cui si parlava prima, il fatto di dover competere con atleti che si trovano all'apice della forma, mentre i nostri si trovano a riaprire un ciclo nuovo. E quindi cioè, c'è un forte contrasto e si vede. A livello poi di prestazioni, diciamo che comunque, appunto, essendo un assoluto, i risultati sono stati rilevanti. Ho avuto il piacere di assistere a 2 record del mondo fatti dal tedesco Wick nel 50 trasporto e nel 100 misto. Anzi, posso pure testimoniare che tra le varie risultanze in realtà non probabilmente si aspettava un risultato maggiore, soprattutto nel trasporto, dove per qualche centesimo non è andato sotto i 28 secondi ed era evidentemente l'obiettivo a cui ambiva. Se non era il record in sé, ma proprio a che punto portare il record. Esatto.
Mauro, dimmi la tua. Senti Andrea, io volevo sapere, posto che chiaramente per noi la stagione è praticamente appena iniziata, cosa ne pensi di una manifestazione che si svolge un po' come il vecchio stampo, cioè con il punteggio tabellare, quindi la possibilità di testare gli atleti su più gare? L'ho trovata molto interessante, anche se col senno di poi c'è da premettere che avendo perso, essendo arrivati secondi per soli 12 punti, probabilmente la rivaluterei, però scherzi a parte, è una cosa ben studiata perché comunque va a valutare la completezza dell'atleta e quindi, ritornando anche ai discorsi fatti prima, anche la scelta dei membri da schierare deve necessariamente basarsi sulla completezza stessa dell'atleta e non su uno o due risultati di punta. Senti, invece qualcosa per te, com'è stata la tua prima esperienza da tecnico della nazionale e come ti sei trovato col mangiare? Beh, innanzitutto ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere lì, è stato sicuramente emozionante, me la ricorderò penso per parecchio tempo ed è stato soprattutto un piacere dare il mio contributo, cercare di fare il possibile insomma per i ragazzi che erano lì e invece per quanto riguarda l'aspetto mangiare, vabbè, essendo in Germania ed essendo noi italiani la questione è un po' complicata, però eravamo lì per gareggiare, per andare forte e quindi c'erano altre cose a cui pensare, andava un po' in secondo piano. C'è da dire che però appena tornati siamo andati tutti a mangiarci la pizza sicuramente. Scusa Andrea, cioè, visto che parlavi delle prestazioni degli atleti, c'è un atleta in particolare che ti ha colpito? Un protagonista per la nazionale, secondo te? Della nostra dici o sì, in generale? Sì, della vostra, della nazionale. Allora, sì. Ma in realtà nessuno in particolare. Secondo me a livello di forma, a livello di prestazioni, erano più o meno tutti equivalenti. Erano nel loro in un uguale stato di forma a inizio stagione, la maggior parte post campionati di settembre e quindi li ho trovati parecchio uniformi. Senti Andrea, un'ultima cosa, ma del debutto della Nigris cosa ne pensi? Ma molto positivo, è una bella atleta, una buona mentalità, ragiona già da atleta maturo e sicuramente questa esperienza in un gruppo di atleti più navigati l'ha aiutata ad inserirsi ancora meglio e vedere un po' le dinamiche di una nazionale assoluta. La vedo bene e gli faccio un grande in bocca al lupo. Allora, visto che si stava scaldando Andrea, passiamo anche all'angolo del Master. Sì, e poco dopo il calendario per gli agonisti della FIN è uscito anche il calendario dei Master, perché in realtà spesso noi dobbiamo aspettare quello della FIN, visto che alcune gare sono concomitanti, nel senso che alcune manifestazioni sono aperte sia agli agonisti che ai Master, quindi vengono scelte in base poi al calendario federale. Comunque quest'anno sarà un calendario ricchissimo, avremo 11 manifestazioni, e due delle quali sotto diretta organizzazione della FIN, nella fattispecie del Comitato Regionale dell'Emilia Romagna, una in piscina e una a mare. E poi avremo ancora diverse manifestazioni in concomitanza con trofei per gli agonisti, quindi ancora il Rescue Nazionale Master sarà a Ischia 27 e 28 maggio, in contemporanea col trofeo agonisti, e il trofeo Torrini a Grosseto, ancora qui in contemporanea con gli agonisti, 2 e 3 giugno, quindi possiamo anche già dire le date. E le tappe, dicevo prima, sono 11, ne abbiamo diverse nuove, si inizia subito, a dicembre si parte già con Scafati, che non è in concomitanza con il trofeo per gli agonisti, ma è la settimana dopo, quindi ci sarà una domenica dedicata agli agonisti e la seconda domenica dedicata ai Master. A gennaio avremo Reggio Emilia, a marzo una new entry nel calendario, Genova, che vede tra gli organizzatori Nicolò Di Tullio, quindi abbiamo un nuovo grande nome che entra nell'organizzazione delle gare Master. Ad aprile Roma, a maggio Ischia, a giugno Grosseto, Ravenna, luglio un'altra nuova entrata che è San Felice Circeo, e a settembre Pozzuoli e
la Spezia, che è un'altra nuova entrata. Me le sto ricordando tutte a memoria, quindi è uno sforzo non indifferente. E per quanto invece riguarda l'attività internazionale, diciamo, ha detto già prima Giorgiana che in Belgio non ci saranno i master, e l'ultima mail che è stata ricevuta dalla ILSE è che stanno cercando qualcuno che possa organizzare i campionati europei per master, per IRB e Interclub. Quindi al momento di questo non si sa nulla, resta al momento l'unico appuntamento dei master, i War Games dei master, che non saranno in Polonia come per gli agonisti, ma in Nuova Zelanda, e terranno conto delle sole gare oceaniche. Beh, cavoli, vicinissimo. Senti Andrea, il consuntivo invece della stagione passata? Sì, ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata e diciamo abbiamo avuto il solito centinaio di atleti, quindi come numeri più o meno stiamo là. L'unica cosa è che gli atleti hanno gareggiato di più, diciamo, sebbene il numero totale degli atleti che hanno preso gare hanno preso parte a gare master sia sempre lo stesso, il numero di partecipanti a ogni singola manifestazione è cresciuto tantissimo. E ricordiamo che da quest'anno metteremo un circuito anche per i mini master, quindi gli atleti tra i 5 e i 9 anni, che per i quali c'è stato il boom nell'ultima tappa l'anno scorso a Pozzuoli, e visto che c'è stata questa adesione così massiccia, abbiamo pensato bene di dedicare un circuito anche a loro. Andiamo allora con i prossimi appuntamenti. Prossimi appuntamenti qui del mese di dicembre, che vede il Trofeo dell'Aquila in programma l'8 di dicembre, per passare poi al 10-11 a Scafati il Trofeo della Gymnasium, sembra che sia stato rinominato in questo modo il sodalizio campano. E poi dopo... No, guarda, è un messaggio WhatsApp ricevuto che conferma che il nome è rimasto lo stesso. Quindi Game Sport Mania? Esatto. Ok, quindi è solo un, chiamiamolo, rifuso del calendario. Il 17-18 dicembre il Trofeo Conte a Civitavecchia. E se non c'è altro? No Fabrizio, direi che non c'è altro. Ok, allora se la regia dà l'ok, diamo il nostro grazie a chi è intervenuto. Quindi abbiamo Giorgiana e Andrea. Salve a tutti, buonasera. Grazie a tutti anche a voi. Volevo cogliere solo l'occasione per fare un augurio speciale. Una delle bandiere del salvamento italiano ieri è diventato papà e vorrei fare tanti auguri a Nicola Ferrua. Un altro che auguri Nicola. Molto bene, un altro che si è dedicato alla riproduzione, che così abbiamo non solo Varen e Federico, ma abbiamo anche la stirpe Ferrua che procede. Quindi non ci resta che ricordare di seguirci sui nostri social, sul sito corsia4.it e con i miei compagni di viaggio Mauro e Andrea. Ciao a tutti ragazzi e moltiplicatevi, io mi confondo perché Fabrizio ci cita insieme. Ciao a tutti, saluto anch'io e con i master ci vediamo a Scafati il 18 dicembre. Va bene, un saluto allora, alla prossima dal Mucchio Selvaggio.